ho sempre sostenuto che Rinaldo Melucci abbia trasformato gli enti da lui retti, parlo del comune, della provincia ovviamente, in poltronifici, poltrone e poltrone per soggetti vari. Beh, alla luce di questa pletora di nomine di staffisti e quant'altro, collaboratori vari. Ora è il turno dei capi di gabinetto, Greta Marraffa al comune e Stephensen alla provincia. Ma voglio occuparmi di Greta Marraffa. Chi è costei? Chi è Greta Marraffa? È una che una persona, brava persona, ma non mi sembra un fulmine di guerra, non mi sembra un soggetto eccezionale a tal punto che il sindaco abbia dovuto ricorrere a un soggetto esterno all'amministrazione e farlo capo di gabinetto. Beh, si ricorre a una a un professionista, a una personalità esterna quando parliamo di soggetti di altissimo profilo, ma con tutto il rispetto per Greta Marraffa, mi sembra che sia una persona nella norma, peraltro molto giovane, con una scarsa esperienza amministrativa vista la sua giovane età. E la cosa grave è che si ricorre a un soggetto esterno andando a incidere sulle casse comunali, perché il soggetto esterno, il soggetto non dipendente, viene ovviamente pagato e questo incide sulla finanza appunto del comune. Quindi con tanti soggetti, dirigenti interni anche capaci, perché, caro Melucci, andare a ricorrere a questa figura? Sembra una cosa segreta, scusate il giochetto di parole, ovviamente dal punto di vista politico-amministrativo. Evidentemente il sindaco Melucci, come dire, si è infatuato politicamente, ha avuto una cotta politica, politico-amministrativa per questa persona, a tal punto che dice devo nominare questa piuttosto che promuovere a capo di gabinetto un dirigente incardinato appunto nella pianta organica del comune di Taranto. E questo poi è un fatto anche che deprime, offende in un certo qual modo gli stessi dipendenti, perché avranno pensato sicuramente, ma noi evidentemente forse non siamo all'altezza. Ripeto, Greta Marraffa, con tutto il rispetto per lei, non mi sembra così superiore, di una levatura tale da scalzare tutti gli altri. Certo che ha fatto carriera questa Greta Marraffa. Ripeto, non ha una grande esperienza, è stata candidata al comune in una delle liste di Melucci e ha preso pochi voti, non ce l'ha neanche fatta ad essere eletta. E poi questa ascesa, prima era staffista in provincia, poi dalla provincia diventa staffista di Melucci in comune e ora il top, la salita, l'ascesa vertiginosa sino a capo di gabinetto. Dicevo, ma evidentemente Melucci, capo di gabinetto al comune, ma evidentemente Melucci ha una stima, pende politicamente dalle labbra di questa persona, perché sembra indispensabile, a tal punto che la porta dalla provincia al comune e come staffista e poi addirittura, come detto, come capo di gabinetto. Una situazione sinceramente che non riesco a capire. Sì, è vero, esistono per certe nomine l'intuitus personae, la scelta del sindaco, dell'amministratore che dice io punto su questa persona, ma a condizione che questa persona sia un genio. E lo ripeto, Greta Marraffa mi sembra una persona dalle capacità appunto normali. Ancora più segreta questa vicenda, segreta proprio politicamente, perché non si riesce a capire perché. Poveri dipendenti comunali che si vedono scalzati da questa enfant prodige. E
poveri cittadini che vedono le casse comunali ancor più impoverite, depauperate dai costi che l'ente comune dovrà giustamente sopportare per retribuire, come giusto che sia, Greta Marraffa. Una figura che evidentemente è in cima ai pensieri politici di Rinaldo Melucci. Diciamo che Greta Marraffa, in questo ruolo di guida politica, di soggetto di cui Melucci si fida, ha preso il posto di Doriana in Bimbo. Ma non so se poi a Melucci sia convenuto tanto questo cambiamento, perché poi dall'arrivo di Greta Marraffa si sono visti strani comportamenti di Melucci, l'isolamento politico in cui Melucci è finito, fino al punto di rischiare un giorno sì e l'altro pure la sfiducia, fino al punto di rischiare di essere mandato a casa. E vabbè, Greta Marraffa, la nuova figura segreta della politica tarantina. Un giallo, per me è un giallo, ma magari cercheremo anche di capire, magari chissà, Greta Marraffa manifesterà tutte le sue doti geniali, chissà, non credo proprio. Chi vivrà, vedrà. E dopo vi ricordate la telenovela Il Segreto di Puente Viejo, la gloriosa telenovela, abbiamo Il Segreto di Palazzo di Città di Taranto, Il Segreto di Greta Marraffa.